5 febbraio 2023, sit-in di fronte all'ospedale San Bruno. Col signor? Rocco Larizza. Perché qui? Siamo qui per mantenere alta l'attenzione riguardo a questo, al nostro ospedale, che continua, nonostante le rassicurazioni che abbiamo avuto giorno 16 dicembre da parte dei vertici sanitari regionali, che ci avevano rassicurato che l'ospedale non chiude, che l'ospedale sarebbe stato ospedale di montagna di zona disagiate, con gli annessi servizi già fatti leggi nel 2016 e mai attuati realmente. Oggi invece ci ritroviamo ad avere un nuovo atto aziendale redatto dal commissario Giuliano, dove riduce ancora di più i posti letto e ancora di più i servizi per queste zone montane. Grazie. E con il signor? Valente Fabio. Senta, perché si è arrivati a questo? Tutti questi anni di politica non hanno fatto niente. Il problema purtroppo è proprio questo. Gli ultimi 20 anni di politica, in modo particolare nel territorio serrese, sono stati distruttivi. Noi siamo praticamente stati assuefatti dalle promesse dei politici locali, anche purtroppo di Serra stessa, e ci ritroviamo in questa situazione dove tutti i cittadini, noi liberi, senza tralasciando diciamo le appartenenze politiche, siamo dovuti scendere in piazza per rivendicare un diritto sacrosanto di tutti noi cittadini, che è la salute, cioè il diritto alla sanità, cioè ad essere curati. Abbiamo un ospedale che grazie alle battaglie del comitato finalmente pare che qualcosa stiano muovendo, ma per quanto ci riguarda è sempre poco, perché cioè, voglio dire, essendo che questo ospedale è stato designato nel 2016 come ospedale di montagna, ad oggi i servizi sono paragonati al 10%. Quindi aspettiamo che venga potenziato il pronto soccorso, aspettiamo che ovviamente siano ampliati i posti letto, che ovviamente sia ripresa la chirurgia e tanti di questi servizi, la radiologia che sia potenziata, perché è impensabile che oggi un paziente venga a fare una radiografia, un TAC, e poi deve aspettare i risultati dopo 20 giorni, 25 giorni, è una cosa assurda. Non dimentichiamo che ovviamente Serra fa capo a tutto il comprensorio, i cittadini di Nardo di Pace, di Mongiana e di tutto l'entourage ovviamente fanno riferimento all'ospedale Serra, e viste oggi anche le condizioni climatiche, freddo, gelo, neve, tutto quello che c'è, non vorrei trovarmi in una situazione di un cittadino di Nardo di Pace che si viene a sentire male e deve arrivare a Serra all'ospedale e non ci mette almeno di 3/4 d'ora. Quindi voglio dire, in tutti questi disservizi abbiamo anche il problema delle ambulanze, che purtroppo quando ce n'è una dobbiamo ringraziare insomma che ci sia. E noi siamo qua a rivendicare tutto quello che effettivamente deve essere nostro, il diritto alla salute, e possibilmente che facciano in maniera che sia una cosa svelta. Non possiamo più aspettare le solite promesse, i soliti incontri, le solite riunioni, basta rimandare. Noi siamo qua affinché tutto venga messo in atto in tempi brevi, senza elemosinare niente a nessuno. È un diritto. Senta, prendo la palla al balzo, è uscito un articolo una settimana fa, 3 ambulanze, 2 a Vibolo Iazzolino, 1 a Tropea. Perché sì, qua no? Perché come al solito, cittadini di serie B. Come al solito veniamo trattati da cittadini di serie B. Io voglio dire, oggi sono qua a presidiare insieme agli altri del comitato, vedo che ci sono 2 ambulanze. Ma un errore. Cosa strana, a un quanto errore. Pare una è rotta, parcheggiata qua. Una è rotta. Riprendere. E una è di servizio. Però voglio dire, chi non capisce che se si sente male una a Nardo di Pace, l'ambulanza deve andare a Nardo di Pace. Se si sente male una a Soriano, a Spadola, a Brognatura, si deve spostare a Spadola, a Brognatura. Servono 2 ambulanze. Non è che quello che si sente male aspetta e l'altro muore. Certo, cioè, certo. Senta, se la politica non si muoverà, voi attuerete delle proteste più approfondite? Assolutamente sì, assolutamente sì. Se no, che cosa serve il comitato? Cioè, non è che possiamo stare lo qua. Diciamo, comitato San Bruno. Oggi siamo qui e abbiamo fatto la prova a questo sit-in, ma noi queste tende, questi gazebo, se continuano a prenderci in giro, le metteremo sotto la casa di Giuliano,
Ce ne andremo un fine settimana là, a casa sua, sotto, e rimarremo 30-40 persone davanti a casa sua. Lo faremo così con la dottoressa Bernardi, se continuano a cambiare le carte in tavola di continuo. Lo faremo, se necessario, con i sindaci della zona e con i politici di turno. Perché... diciamo che è la politica che non se ne sta occupando. Ma anche se loro se ne occupano, per noi è poco, come diceva bene Fab, per noi è poco. Ti faccio un esempio, è venuto poco fa un ragazzo qui al pronto soccorso con un dito lacerato, schiacciato nella chiusura di uno sportello, e la mamma, giustamente preoccupata, dice che ora, come esce dal pronto soccorso, lo porta a Soverato, perché qui non c'è nessuno che lo può cucire. Quindi un ospedale in queste condizioni, noi arriviamo qui, cerchiamo per la salvezza di ognuno di noi, però realmente poi non ci sono i medici all'interno. Quindi se non cambia questa situazione, le nostre proteste man mano saranno sempre più grosse, sempre più pesanti. Finora abbiamo fatto proteste civili, poi sicuramente come ci regoliamo man mano che andiamo avanti. Va bene, grazie. Niente, io aggiungo invece un'ultima cosa, non dimentichiamo il discorso della casa alla comunità, cioè che finiscano di prenderci in giro, che ci dicano cosa vogliono fare, se la vogliono fare all'interno dell'ospedale, ci dicono che effettivamente hanno preso la decisione di farla all'interno dell'ospedale, ma non che ogni volta ci fanno fare riunioni, cose che secondo me ci fanno solo e esclusivamente perdere tempo. Come diceva prima Rocco, la Bernardi era ex commissario prima di Giuliano e a quanto pare non ha fatto nulla di che in più di Giuliano. Esatto. Quindi voglio dire, ci sediamo ad un tavolo con le solite persone, con i soliti personaggi che fino ad oggi ci hanno preso in giro. Quindi che la smettano, perché adesso ci sono i cittadini sul campo e non molleremo fino a quando non vedremo i risultati, che sia chiaro. Grazie e buon proseguo.